Bentornati a buon pomeriggio, come vi abbiamo naturalmente anticipato prima, siamo in compagnia di Bruno Divino. Allora, bentornato. Grazie. Cosa ci farei ascoltare oggi? Oggi una canzone che ha fatto innamorare intere generazioni, almeno da quando è nata. Vedi? Tu sei una cosa grande per me. Grazie, me lo diceva pure mia madre. Non tu, la canzone si chiama Tu sei una cosa grande per me. Va bene, io direi a questo punto, Bruno, parti quando vuoi. Cioè, quando vuoi, vedi se ti muovi, perché dobbiamo chiudere qua. Vieni, vieni, venerdì, vai, vai. È quello là. Quando vuoi. Lasciala andare. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai. Non pena così, a così grande. Vorrei sapere una cosa da te, perché guagnete guarda così, sicura tu da siente morì. Non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dille una volta sola, chi pure tu stai tremando, dille che mi va bene, con mio, con mia voglia bene a te. Bravo. Ma sei veramente tu in questa giacca meravigliosa, stupenda. Bruno, sei contento di essere qui, sei tornato qui insieme a noi, con noi? Sì, sono contentissimo. Ma amici, parenti, che cosa hanno detto dopo la prima esibizione? Cosa vuoi che dicano? Dicono, segui la tua strada, fai quello che ti piace. A proposito di strada, io ti voglio suggerire una strada proprio che devi prendere. No, nel senso comunque artistica, naturalmente, però non abbiamo potuto fare a meno. Quante cattiverie dice di me? No, quella perché è quando ama un artista. Invece notavo l'abbigliamento. Comunque sei sempre all'avanguardia. Sì, molto. Quanti ne hai di questi giacche? Beh, ne ho un bel po'. Quelle, magari anche se a qualcuno può non piacere, l'importante è che si parli, no? E quindi piace. Se piace Elice, dicevano. Se piace? Se piace Elice. Chi smilice? È un cartone animato quando eravamo piccoli. Comunque va bene, grazie, ritornerò. Spero di rivederti presto grazie qui con noi. Grazie per essere stato con noi, veramente, davvero. Dopo siamo goduti il nostro Bruno Divino. Neri, in cucina c'è qualcosa? Perché io c'ho un languorino. Non è fame. Non è proprio fame. È proprio fame. Ma lui non sa, che si deve mettere in coda, no? Che c'è già tutto lo studio. Hanno preso tutti il biglietto. No, esatto. Perché evidentemente sarà arrivato il profumo dello scalogno. Esatto. Ecco perché. Perché qua c'è già un profumino tutto dire in studio. Marco si è già messo i fornelli perché stiamo preparando un pesce spada alla siciliana. Esatto, pesce spada alla siciliana. Io mi sono portato avanti con le cose che insomma sono abbastanza noiose. Con le basi. Che basi. Cosa hai fatto? Allora, intanto ci sono le patate che stanno andando qui, quindi devono lessarsi. Bene. E ho fatto il soffritto classico. Olio? Però io metto olio, un po' d'acqua e un po' di vino. Una cosa un po' strana. Cioè, olio, acqua e vino? E il vino lo metto sia alla fine per fare in modo che la cipolla non sia fritta ma diventi morbida. Sì. Ti prendo un altro po' di scalogno così lo aggiungiamo va bene. E poi che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo procedere? Adesso mentre la cipolla e in questo caso lo scalogno stanno andando avanti, aspetta che mi sto qui ci hai messo la passata? Hai usato la passata oppure i pomodori pelati? La passata perché andrebbe quella coi pezzettoni però perché andrebbe fatta col pomodoro fresco ovviamente non è proprio il periodo e magari rischi di trovare un pomodoro che non ha un gran sapore. Però la passata va sempre bene. Alla fine quanti ce l'abbiamo in dispensa, la utilizziamo al momento giusto. Il pesce spada. Pesce spada. Allora. Erano due bei tranci, li ho puliti, ho tolto la pelle, ho tolto l'osso centrale. Adesso che cosa facciamo? Ora ho fatto questi pezzettini, ho contato un po' quante persone sono in studio. Hai già fatto tutta una bella panoramica. Sono tanti qui, devo dire che ce n'è per tutti. Prendiamo la farina. La farina bianca mi serve
per impanare? Sì, praticamente do un filo di, vedi, un filo di farina bianca. Ne metti poca poca, vedo. Pochissima. Cioè non passi il trancio del pesce spada all'interno, hai fatto il contrario. No. Così non eccedi nella farina? Esatto, la farina servirà per rendere un pochino più cremosa questa salsina. Per far venire fuori la cremina. Esatto, la cremina. Un po' come quando facciamo le scaloppine, lo stesso concetto. Esattamente, no? Stiamo scaloppando il pesce spada. Scaloppando. Senti, ma da che cosa si riconosce un buon pesce spada, un pesce spada fresco? Dalla spada. Dalla spada. Pesce spada, beh, come tutti i pesci, allora la consistenza della carne deve essere una consistenza... Una vera consistenza. Il colore è importante. Il colore, questo era un bellissimo pesce spada. L'ho visto, un pesce spada abbastanza piccolo. E il profumo deve essere il profumo di pesce, perché uno dice che puzza di pesce. No, se il pesce ha un odore sgradevole vuol dire che non è buono. No. Quindi non esiste un cattivo odore di pesce, esiste la puzza del pesce. È il profumo del mare. Esatto. Il profumo del pesce, profumo del mare, quando c'è vuol dire che il pesce adesso è fresco. Dai, no, senti. Garantisco io, profumatissimo. Quindi non buonissimo. Ha, senti no, che non ha no, una, no. un odore. È molto delicato. Delicato, quindi non ha un odore. E poi il colore, ricordiamoci, deve essere comunque chiaro, rosato, eccetera. Importante. Lì va tutto avanti, procede bene. Sì, qui la cipolla sta andando. E io poi cosa facciamo? Ci mettiamo il pesce spada all'interno del soffritto, giusto? Prima metterò il pomodoro così si cuoce un po', perché il pesce spada è una cottura molto veloce. Poi per Michele... Quanto tempo più o meno? Per Michele ho preparato una sorpresa. Ah, poi sì? È già pronta nel frigorifero. Ok. Vuoi andare a vedere? Vai a vedere. Vado dai, però non dire cosa c'è. Aspetta, fammi vedere che cosa c'è. In alto. L'hai fatto soltanto per lui? Perché questa settimana è stato il suo compleanno, quindi è giusto, insomma, non ricordare... Non avevo le candeline da mettere sullo spada lì. Dopo vi facciamo vedere che cosa ha preparato Marco. Ti volevo chiedere una cosa, quanto tempo poi deve cuocere il pesce spada impanato pochissimo, nel soffritto? Pochissimo. Più o meno? Sono, io credo una girata che... Una voltata? Sì, tre minuti per parte. Tre minuti per lato? Sì. Giusto? Se riuscissi a aumentare... Ecco, sì, ce l'abbiamo fatta. Ci sei riuscito? 8, sì, ce la facciamo. Ok, perfetto. Ecco. Senti, ho letto negli ingredienti che in questa ricetta hai deciso di inserire le olive taggiasche. Sì, queste come non sono proprio... Come mai hai scelto proprio quella qualità? Perché la taggiasca è un'oliva che si lavora molto bene. Un'oliva intanto è sott'olio e quindi non è in salamonia e quindi senti... Il profumo dell'oliva. Sì, queste per esempio sono in salamoia, già hanno... prendono più il gusto della salamoia, tendono a essere un po' amarognole. Sì, vuoi che ti giro il soffritto nel frattempo? Dai, una giratina te la do, così mi rendo anche utile. A me ho il soffritto, ti do una giratina. Marco, mi stai stupendo con effetti speciali, perché sai che io non pensavo fossi uno chef così bravo? No, bravo, un poco bravissimo. No, ma eccezionale, non bravo. Sai un sacco di cose, ma questa tua passione per la cucina quando è nata? È nata, mi lavo le mani intanto. Ti lavi le mani. Allora, quando hai capito che sarebbe stato il tuo nuovo lavoro eventualmente? Ma io devo dire che ho iniziato a vivere solo molto presto. Abbassiamo un po', scusami. Sì. Okay. Ho iniziato a vivere molto presto. Da solo? Sì, a vivere da solo molto presto e quindi questo fatto mi ha portato a non voler mangiare semplicemente. Sai che quando si vive da soli, si apre il frigorifero, si mangia quello che capita. Ci si arrangia sempre con quello che abbiamo e facciamo il possibile. Invece no. Bisogna mangiare bene. Esatto. Beh, io devo dire che ho avuto un padre che era straordinario. Non faceva il cuoco ovviamente, però a casa faceva lui da mangiare. Sì. E mi divertiva molto perché mentre mia madre andava in giro per le boutique, mio papà mi diceva andiamo a vedere le boutique, mi portava a vedere la pescheria, la macelleria, le cose, che eccetera. Che carino. E quindi sceglieva gli ingredienti base. Quindi ti ha tramandato lui questa passione per la cucina? Sì, sicuramente tuo papà. Sì. Mio papà era un po' più pasticcione, nel senso che lui gli faceva cose un po' pesanti, un po'... Cariche. Sì, perché mio padre era di Zara, quindi Zara che adesso è la Croazia, però era ancora italiana, hanno avuto un'influenza molto forte austro-ungarica, per cui era cucina... Saporita, però salsicce, crauti, stinco di vitello, cioè robe, insomma... Oggi però noi ci manteniamo leggeri, perché comunque Marco ha sempre così l'abitudine di creare piatti leggerissimi, buoni e all'insegna del Made in Italy, come abbiamo detto prima. Tra qualche minuto...